Mazza che Carlo! Meno male che è arrivata l'estate! Alla faccia di Greta! Se era per quella pioveva tutto l'anno! Ah, mo per rilasso! Mamma mia, che stanno pure le zanzare! Mamma mia, oh, ma che è oggi? Queste cazzo di zanzare ce l'hanno proprio con me! Qualcosa, vediamo che mi perdete, trovato, poi vi faccio vedere come si fa la trappola per le zanzare, andiamo va. Allora, iniziamo con una bottiglia di plastica tagliata a metà, acqua calda, zucchero e lievito di birra, mettiamo 3 cucchiaini di zucchero dentro l'acqua calda, che dovesse essere per giù quanto è una tazza di caffè latte. E poi gli diamo una bella girata. Questo è un metodo semplice, ecologico, ma soprattutto ecologico. Dopo aver sciolto lo zucchero, versiamo il contenuto dentro la bottiglia. Adesso potremo mettere il lievito di birra. Ecco qua. Diciamo che il lievito di birra a contatto con lo zucchero crea l'anidride carbonica e le zanzare sono attratte da tutto ciò. Vedete come frigge? Quindi mettiamo il coperchio dentro la bottiglia, proprio così, e addio zanzare. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Io me ne torno sul balcone con la mia trappola che potete mettere pure dentro casa. Musica è un'altra cosa.